Consigliere Monti, la incontro dopo un incontro che c'è stato in commissione, siete sempre in movimento voi, di cosa avete parlato oggi? Sempre in movimento, oggi la Giunta regionale lombarda ha confermato due azioni molto importanti per le famiglie lombarde. Il primo, 1.850.000 euro stanziati sul bonus famiglia. Il bonus famiglia che va ad aiutare quelle donne in grande difficoltà economica che oggi non hanno i soldi per pagarsi delle visite specialistiche nel momento della gravidanza, nel momento del parto. E quindi per aiutare, lo abbiamo detto anche in campagna elettorale, vogliamo aiutare gli italiani a fare più figli. Ecco, queste sono le azioni concrete. La Regione Lombardia mette quasi 2 milioni di euro sul tavolo per aiutare le persone con maggiore fragilità ad avere esami gratuiti, esami specialistici gratuiti nel momento della gravidanza per accompagnare le nostre donne lombarde a fare dei figli senza problemi. E secondo, un'altra misura per integrare il fondo sugli asili nido gratis. Quest'altra misura di Regione Lombardia, una delle uniche in tutta Italia che aiuta in modo concreto le famiglie lombarde, con dei soldi, con delle risorse concrete per avere fino a una certa soglia di reddito l'esenzione al pagamento dell'asilo nido. Ecco, azioni concrete per tornare a fare figli in Italia, per tornare a fare figli italiani e ricordare a chi dice che gli immigrati ci pagheranno le pensioni, che noi invece sosteniamo che saranno gli italiani, i giovani italiani, a pagarci le pensioni.